Allora, ieri, o per meglio dire la volta scorsa, tanta roba. Abbiamo perso Sid, ma abbiamo guadagnato Ramu. Tutto è cambiato, il tempo è passato, siamo andati avanti nel tempo di ben 5 anni addirittura. E i ribelli, perché ovviamente adesso si fanno chiamare i ribelli, essendo comunque dei fuorilegge veri e propri. Continuano la loro avventura. Quindi, boh, si continua. Allora, andiamo a leggere la lettera di Sei stato Gav. all'Emporio. Ho Ma sentito. side quest non ne abbiamo, giusto? Perché non si sa mai, magari. Attiva la No, nuova non ne carta. abbiamo. Ah, Jill è nella mia stanza. Ah, vedi, lì mi ha lasciato la lettera. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi, man mano che entrate, buonasera. La scrivania, rapporti, lettere e altre importanti missive indirizzate a Clive vengono consegnati sulla scrivania in camera sua. Arrivano sempre nuovi messaggi, quindi ricordati di controllare la scrivania quando torni al rifugio. Ecco, le mosse della Repubblica. Guarda che bello, con l'immagine e la firma, tipo, no? La firma. L'esercito repubblicano marcia contro l'impero a sponde gemelle e gli uomini della roccia sono stati chiamati al fronte. Scommetto che qualcosa di grosso bolle in pentola. Ti racconterò tutto al mio ritorno, Gav. Che cosa ti ha detto, Gav? L'esercito repubblicano è in marcia. Ha lasciato Hugo Kupka a capo di Randella. Con lui e i suoi uomini occupati a difendere la capitale, ci saranno meno problemi. Buone notizie, direi. Più che buone. È la nostra occasione, quella che aspettavamo. Quindi diretti da Kupka? Porca vacca. Guarda quanta strada abbiamo fatto. Tutto quello che abbiamo, gli amici, il rifugio, non sono motivo di gioia. 5 anni. 5 lunghi anni. Se solo potessi controllare il mio potere, avremmo ottenuto molto di più. Ma ogni volta che lo invoco, è come se qualcosa mi trattenesse. Evocare un Eikon richiede un prezzo molto alto da pagare. E il tuo corpo questo lo sa fin troppo bene. Sta solamente cercando di salvarti da te stesso. E i miei fardelli ricadono su di te. Questa nostra missione mi ha portato a dubitare di tutto quello in cui credevo. Ma c'è una cosa che è diventata molto chiara. I cristalli prendono più di quanto danno. In cambio di un conforto momentaneo, sopportiamo una vita piena di dolore, guerra dopo guerra, perdite su perdite. E ora ci privano delle nostre stesse case, lasciando solo polvere e cenere. Ma tu cerchi di cambiare le cose, noi cerchiamo di cambiare le cose. Per me non è un fardello. Lo so, ma... Non dimenticarlo. Siamo qui perché Joshua ci ha donato una seconda occasione. E sarebbe veramente un peccato sprecare tale dono. Infatti, lui era lì. Non era un'illusione. L'ho sentito chiamare Ultima. Se Joshua è ancora vivo, allora cercherà quella cosa. Secondo te tornerà mai? Di sicuro. E noi dobbiamo essere pronti. Quella cosa la chiamava. Quindi non è riuscito a sentire il nome. A un mondo senza cristalli madre,
chiama Sid. Quindi l'obiettivo ora è Kupka. Quindi siamo diretti verso di lui. Ah, guarda, c'è anche Joshua. Comandiamo anche Joshua? Madonna, fighissimo. Non me lo dire. E così il nord è perso. Sapevo che la piaga si diffonde velocemente. Ma questo... questo è molto peggio di quanto potessimo solo immaginare. È questione di tempo, i gemelli verranno inghiottiti. Il mondo sta marciando verso la sua fine, mentre noi brancoliamo alla cieca. Dimmi, fratello, sono vani questi sforzi? Maestro Clive, un momento, se... Ah, mi dispiace, io non volevo... interrompervi. Niente affatto. Stavamo discutendo una strategia. Parla pure, Otto. Marta della locanda è sparita. Comunque, mi trovate in mensa quando avrete finito. Molto bene. Ah, Marta, quella della zona... sì. Tempesta incombente. Cosa avrà spinto Marta a lasciare il rifugio? Parla con Otto. Madonna, però vedi, Joshua era equipaggiato pure. Madonna, se combattiamo anche come Joshua... che figata diventa. Perché effettivamente noi Joshua l'abbiamo già utilizzato. Era bambino, però... lo abbiamo utilizzato, Joshua. Cosa sappiamo, Otto? Alcuni ragazzi della guarnigione imperiale di Rosaria hanno scatenato una rissa al rifugio di Marta. Ossa rotte, sangue dappertutto. Il solito. Ma in mezzo al trambusto, Marta è scomparsa, senza avvertire nessuno. E questo non è da lei, Clive. Qualcosa non va. Per te è pianificato? Diamine, certo che sì. È da Pozza Orientale che l'impero sta provando a stringere la sua morsa sul Ducato. Impiccano indistintamente chiunque si mette in testa di scappare, tacciandoli come traditori del Sacro Trono che cospirano per riportare al potere la casata dei Rosfield. Addirittura. E ora pare che quei bastardi abbiano preso di mira tutti i portatori troppo mansueti per reagire. È chiaro che la vecchia Marta ha capito subito l'andazzo. Si lamentava che era sempre più difficile accogliere i portatori. Ed ora è scomparsa. Se è caduta nelle mani dell'impero, saremo i prossimi. Degli spezzamaledizioni... sono già sulla strada per la locanda. Velocizzeranno le ricerche. Ma se le cose si mettono male come credo, allora toccherà a te andare a salvargli le chiappe. Non temere. Li riporterò tutti a casa. Una nuova missione è disponibile nelle vicinanze. Una side quest c'è. Ma dove? Qui. Il sigillante è necessario. Cosa è successo qui? Avanti. Troviamo gli altri. Per adesso ci conviene rimanere qui. Quelli della guarnigione potrebbero essere ancora in giro. Mercenario. Ti porto da un medico, va bene? Sid? Non pensavo venissi. Spero non ti dispiaccia. Secondo Otto vi serve una mano. E pare che abbia ragione. Sì, puoi dirlo forte. Gli imperiali sono piombati come una furia. Non hanno risparmiato nessuno. Marta ha cercato invano di calmarli, ma ha ottenuto solo un paio di manette e una marcia forzata. Ah, quindi l'hanno presa prigioniera. Non so dove. A giudicare dalle tracce verso la baia di Sorwise.
all'abbazia che ospita i portatori di Marta. Che bastardi. Jill e io li seguiremo. Occupatevi delle persone qui. Certo. Ma prima che andiate, un abitante sa qualcosa. I soldati parlavano di epurazione. Non so quanto grossa, ma non promette bene. Fa attenzione, Sid. Sì, anche voi. Epurazione. Cioè, li vuole ammazzare tutti. Cole ha ragione. Non è stata una rissa da taverna. Era un messaggio. Ma un'epurazione. I portatori appartengono all'impero. La guarnigione non ha l'autorità di agire da sola. Gli ordini dovrebbero essere giunti dall'alto. Allora, noi in teoria possiamo teleportarci, vero? Ah, no. Di qua non mi ci fa andare. No, non mi ci fa teleportare. Quindi dobbiamo andarci a piedi. Va bene. Ne approfittiamo anche per combattere un pochettino. Così riscaldiamo un po' l'atmosfera. Pettiamo Torgal nel frattempo. Ah, no, non lo posso pettare qua. Approfittiamone, perché sapete benissimo che Torgal, almeno secondo me, Torgal farà una brutta fine. Quindi approfittiamone. Pettiamolo finché possiamo. Ecco perché non mi fa teleportare. Marta, sei ferita. Non pensare a me. All'abbazia hanno bisogno di voi. Dovete fare qualcosa. Dici cosa è successo. Che è successo? I dannati scudi neri, ecco che è successo. Gli scudi neri? I bastardi hanno saputo che l'abate e io aiutavamo i portatori. Volevano impiccarci. Ma i malati si sono alzati dai loro letti. Quei poveretti si sono ribellati agli imperiali. Le hanno distratti per fare sì che potessi scappare. Quindi potrebbero essere ancora vivi. Marta, ce la fai a tornare alla locanda? Cole è lì con gli spezza maledizioni. Penso di sì. Grazie mille, Clive. Madonna mia, è una persecuzione proprio. E' bello pesante comunque il mood. Specie di scherzo perverso. C'è sempre stato un solo ordine di scudi a Rosaria, un ordine che combatteva per tutti i cittadini. Si sono spinti troppo oltre, persino per l'impero. Questo può vedere che ci colpa la mamma di Clive e la madre di Clive, perché è lei che comunque aveva la persecuzione, cioè ha una sorta di astio, di persecuzione quasi nei confronti dei marchiati. Quindi secondo me è colpa della mamma di Clive. Secondo me ora si vedrà la mamma di Clive che è colpevole di questa roba. Perché gli scudi neri li ha affondati lei, sicuro. Li ha affondati sicuramente lei. Li ha affondati sicuramente lei. Minchia, qua sono tutti morti. Siamo arrivati tardi. Forse c'è ancora qualcuno. Minchia, io perché mi sto immaginando la scena che ora vede sua madre e impazzisce. Niente. Madonna, tutti massacrati. No. Mischini, pure il prete lì. Merda. Pensavo che non ci fosse più nessuno di voi. Assassini. Li hanno costretti a farlo. Ehi.
Non sono infetti. Li avrà mandati quella troia della locandiera. Cospirare con i nemici dell'impero è un crimine molto grave. Eccoli, gli scudi neri. E chi commette un crimine deve essere punito. Però sono figli, così ragazzi. Dice la legge. Che bello. Vivere nell'oscurità per epurare la notte e prepararsi ad accogliere l'alba duratura. Le nostre spade sono votate a questo. Come osi pronunciare quelle parole? Non hai alcun onore! Clive. Non ci vorrà molto. L'armatura nera è stupenda. Che chiusura vi ho fatto. Che chiusura vi ho fatto. Quello era l'ultimo. Gli scudi neri. Questa è opera di sua madre, ne sono convinto al 200%. Tra l'altro utilizzano le stesse parole del motto che erano praticamente del motto di Rosaria. Solo però cambiato in oscurità. Soffio del vento. Riduci 3 secondi. La ricarica di lacerazione. Questa potrebbe essere utile. Non ho visto l'abate. Potrebbe essere ancora vivo. Ah, non c'era il prete. Non era quello a terra lì? Ah, io pensavo fosse quello a terra. Aspetta, allora forse non era. Non era questo? No, mi sa che questo. Ah, no, vedi, questo era un altro marchiato. Non l'avevo visto bene. No, quindi è vivo il prete? Dov'è il prete? Sarà da quest'altro lato. Si è nascosto forse. Vabbè. Come biasima. No. Oddio. Cazzo. È l'abate. Eccolo. Niente. I portatori sono morti per lui. Certo, l'hanno protetto fino alla fine. Poco di magia che avevano in corpo. Infatti, vedi, si sono sgretolati tutti. Clive, respira ancora. Siamo amici di Marta. Vi aiuteremo. Gli imperiali sono morti? Sì. Fino all'ultimo. Quanto vorrei che fosse così. Gli scudi neri torneranno. Le epurazioni continueranno. Rosaria non sarà mai salva. Se non saremo noi a salvarla. Di a Marta di chiedere aiuto a Sid e dille che lei non ha colpe. Ma quindi non lo sapeva che lui Sid? Che lo farò. Anche perché loro non l'hanno mai visto effettivamente, perché erano... Dove sei? Sid! Sono qui! C'è un superstite! Loro non l'hanno mai visto Sid. Dai. Giustamente. È morto. Andato. Comunque sì, le chiamano le epurazioni perché vanno a caccia dei marchiati, quindi questa è sicuro sua madre che ha rifondato gli scudi neri. Abbiamo seppellito l'abate, ma i portatori non dovevano morire così. No, infatti. Ma lo hanno scelto. Sapevano il destino che li attendeva e hanno deciso liberamente di affrontarlo, lottando per chi l'aveva fatto per loro. Marta ha detto che si sono alzati e hanno assalito gli imperiali per far scappare lei e l'abate. Ho raccolto i resti dei portatori.
Forse dovremmo affidarli alle maree. Certo, si sono ridotti in cenere. È un ponte. Lì ci sono molte correnti. Se l'abate fosse ancora con noi, porterebbe lì le ceneri e terrebbe il rito. Chiederò a qualcuno di... Faccio io. Ma certo. Cole e io resteremo qui e penseremo agli imperiali. Quindi dobbiamo portare le ceneri lì. Dobbiamo rendere omaggio. Li hanno raccolti, madonna, fa un po' impressione sta cosa. Tipo li hanno raccolti tipo con la paletta e... cioè con la scopa e con la paletta praticamente. Perché si sono ridotti in cenere. Tant'è che erano praticamente consumati, ecco. Un po' triste questa cosa. Cioè, da un lato fa ridere, ma da un lato è triste. Ok, qui abbiamo raccolto. Sera, buonasera a chi si sta aggiungendo nel frattempo. Aspetta però. Ah sì, ok, giusto, dobbiamo andare di qua. Oddio, ci sono i... Gli Aliman? Ah, le cacce? Iniziano così le cacce? Vengono introdotte così? Bersagli ricercati! Di tanto in tanto Clive può incontrare creature più grandi, più veloci e più forti di altre. Sconfiggere questi nemici può fargli ottenere non solo fama, ma anche materiali rari, che possono essere utilizzati per creare nuovi equipaggiamenti o migliorare quelli esistenti. Si possono ottenere maggiori informazioni sui bersagli ricercati parlando con il Muguri del rifugio Nectar. Del rifugio Nectar, che sarebbe il nome del Muguri, il quale fluttua davanti alla bacheca di caccia del rifugio. Ah, sì. Ci abbia visti, Torgal. Sto dicendo. Certo che ci ho visti. È un occhio puntuale. L'Aliman. Quindi lui potrebbe evocare sentenza, eh. Facciamo attenzione. Eccola. Madonna mia. Vedi, hanno il simbolo del ricercato, come su Final Fantasy XII, che c'hanno le cipolle. C'ha la cipolla in testa, tipo. C'è tipo il richiamo di Final Fantasy XII con le cipolle. Ah, vedi, condanna. Oh oh. È forte però, eh? Se sono così ricercati ci divertiamo. Condanna per l'altra un'altra volta. Quindi secondo me se le riesce a fare tutte condanne. È tipo sentenza. Se riesce a fare tutte e quattro le condanne mi sciotta. Però non ce l'ha fatta. Quindi va bene così. Però hanno introdotto le cacce finalmente. Questo non se l'aspettava.
Oddio, che brutto però. Bello però, hanno introdotto, vedi, le cacce anche durante la quest principale. Quindi adesso finalmente posso andare a fare le cacce. Vabbè, le cacce non so se le registrerò a parte. Potrei registrarle anche a parte le cacce, fare una playlist a parte per tutte le cacce. Potrebbe essere carina come idea. Questa la ritaglio ovviamente dalla live, però poi tutte le altre cacce le registro autonomamente. Per farlo anche più ordinato, ecco. Che le acque purifichino i vostri fardelli e li portino in alto mare. E adesso sono finalmente liberi. Lo spero. Per gli imperiali, invece. Abbiamo acceso una pira. Meritavano anche meno. Adesso torniamo. Cole è preoccupato per Marta. D'accordo. Vabbè, ora per Marta posso teletrasportarmi, però. Adesso ci conviene rimanere qui. Nessun sopravvissuto. Mi dispiace. Prima che morisse, uno di loro ha detto di non sentirti in colpa. È impossibile. Le mie mani sono sporche del loro sangue. So che ti sei occupato dei resti. È un bel gesto. Avrei dovuto farlo io. È stata tutta colpa mia. Come? Non potevi saperlo? Invece sì, ma ho completamente ignorato gli avvertimenti come una stupida. Le voci erano già iniziate mesi fa. Si parlava di diavoli vestiti di nero che piombavano sui villaggi di notte per tagliare la gola nel sonno ai portatori. Mamma mia. Io ho sempre pensato che fossero sciocchezze inventate dall'impero. Tipo l'uomo nero, veramente. Create per far sì che la gente ci pensasse due volte prima di aiutare i portatori in fuga. In tempi normali avresti avuto ragione. Quello che stanno facendo gli scudi neri è inconcepibile. E allora io mi chiedo, perché lo fanno? C'è ovviamente lo zampino di mia madre. Ecco. Ma non comprendo le sue azioni. L'ha capito anche lui, ovviamente. Capire che cosa passi nella testa di quella donna è un lavoro per chi ha del tempo da perdere. Al momento mi occorrono spade e uomini per brandirle, preferibilmente grossi. Se quegli imperiali credono che possono tornare qui a minacciare la mia gente, li aspetterà una brutta sorpresa. Oh, dimenticavo. È arrivato uno Stolas inviato da Otto proprio un attimo fa. Vuole che vi dica che Gav è tornato. Oh, finalmente. Allora dobbiamo andare. Te la caverai qui, Marta. Se vuoi possiamo restare ancora. Perché Gav era andato a vedere. È andato a vedere i movimenti della Repubblica. Non mi dispiacerebbe affatto se mi prestaste un paio di giovani e robusti spezza maledizioni. Perché ovviamente il nostro obiettivo ora è Kupka. Noi dobbiamo andare. Dobbiamo dare la caccia a Kupka ora. Dopo quello che ha fatto al nostro rifugio. Oh, una nuova side quest. Ma ha un simbolo. Oddio, il ciocobo. Forse posso. Oh, ehi tu! Non provare a ignorarmi, sai. Ci sai fare con quella spada? Ma certo che sì. Scommetto che sei un fenomeno con quell'affare. Ora la domanda è: sei disposto a usarla oppure no? Perché c'è un branco di ciocobo che ha bisogno di aiuto. Ciocobo? Proprio così. Volatili selvatici, quelli belli grossi. E non parliamo di ciocobo qualsiasi. Cuore Bianco e i suoi compagni sono i più coraggiosi in circolazione. Cuore Bianco?
Difendono i viaggiatori da banditi e altra gente. Ma è il suo vecchio Chocobo? Chocobo? Che combattono i banditi. È così. Vedi, proprio ieri mi hanno salvato da una banda di briganti. Di quei brutti ceffi. E ora sono tornati per pareggiare i conti. Forza, va! Non stare lì impalato. Va, eh sì, aiutarmi. È il suo vecchio Chocobo bianco. D'accordo. Oh, bravo ragazzo. E quindi sblocco dove anche la possibilità di utilizzare il Chocobo, mi sa. L'ho visti attraversare quella strada laggiù. Quelle luride canaglie li stavano trascinando fino al vecchio molo. Loro li chiamano Chocobo, io continuerò a chiamarli Chocobo, non mi interessa. I suoi amici, d'accordo? Non c'è volatile più impavido al mondo. È una vera eroina per noi. E non temere. La riconoscerai subito, non c'è dubbio. Ne sono certo. Ormai per me resterà Chocobo. E dà quei buoni a nulla una lezione da parte mia. Vedi, perché c'è quel più, c'è una side quest, però è particolare. C'è il più, questo sposto più è strano. Vedi, trovo il Chocobo braccato, ma è il suo vecchio Chocobo questo, perché è bianco, era come il suo vecchio Chocobo bianco. Cuore bianco. È un bel nome per un Chocobo. Eh sì. Ora appena riconoscerai che è il tuo, sarà ancora più bello. Eh sì, è sicuramente il suo, raga. Cioè. È sicuramente il suo. Una piuma bianca. Pensavo non ce ne fossero come Ambrosia. Ed è proprio Ambrosia, infatti. Proprio volatili impavidi. Non è che un altro come Ambrosia. È proprio Ambrosia, è diverso. È sicuramente Ambrosia. Ah, i banditi, i cadaveri dei banditi. Non vogliono gettare la spugna. Pazzesco. Voglio vedere ora gli fa la festa. Eccoli, là sotto sono. Ora vediamo se ha la cicatrice anche all'occhio, perché era stata ferita lei ai tempi. Sapete di esservi liberati di noi, vero? Ci avete rovinato gli affari. Ma qualcuno pagherà bei soldi per appendere la vostra testa al muro. No, io non credo proprio. Ah. E perché mai? Perché da queste parti lei è un'eroina. Falle del male. E te la vedrai con me. Ma vattene. Anzi, che ne dici se sistemiamo entrambi? E va bene. Ma non dire che non ti avevo avvisato. Porca miseria, mi hai preso. Eh sì, bisogna vedere se c'è la cicatrice.
Perché appena vedono la cicatrice, giustamente dice: è lei. Con Ramu, ma niente, volevo fare la, volevo concluderlo in maniera, devo conservarmi l'attacco di Ramu per fare il colpo cinematografico finale tutto spettacolare. Vedi, è lei Ambrosia, ha la cicatrice sull'occhio bianco, presumo. La conosci, bello? Eh sì. La cicatrice. Vedi? Non può essere. La cicatrice di quando l'ha salvato. Ambrosia. Ah, che bellino. Sei tu. Sei sopravvissuta. Hai trovato uno stormo. Ehi, è finita? Questo è mezzo ubriaco. Vuoi vedere come te la stessi cavando? Oh, hai sistemato quei bastardi, eh? Nero certo. E l'intero branco ne è uscito senza un graffio. Grazie al cielo, sì. E non è tutto. Allora gli racconta. Mi prenda un colpo. Mai avrei immaginato che la nostra eroina avesse un simile passato. In effetti direi che ti si addice come cavalcatura. Credo che la nostra amica pennuta abbia imparato molto dal suo padrone, un guerriero dal cuore tanto gentile. Ciao Gene. Un esemplare come lei sarà costato una fortuna. Eri un lord per caso? Beh, io... No, scusa, non volevo ficcare il naso. Non importa chi sei, sei stato gentile con me. Che c'è, bella? Vuole tornare dal suo padrone, credo. Visto? I suoi amici sembrano d'accordo. È così. Vuoi venire con me? Beh, questa sì che è una scena che scalda il cuore. I ragazzi giù alle stalle avranno di che parlare stasera. Resta lì dove sei. Ora mi dà l'imbracatura per cavalcare il ciocobo, no? Sì, vedi? Sento un rumore di... Esatto. Oddio, quei paraocchi? Non ti pare che faccia con uno solo. Bella figura? Direi di sì. Quanto ti devo? È il minimo che io possa fare per... Però vedi, mi hanno messo anche le imbracature negli altri ciocobo, perché è per il party. Avranno tutti un ciocobo. Tutta la felicità di questo mondo. Non preoccuparti, ce la caveremo anche senza di lei. Sentito, cuore bianco? Ti sei guadagnata un po' di vacanza. Divertiti a viaggiare con il tuo padrone. Mm,
Mi sembra quasi di conoscerti, ora che ti guardo meglio. Ci sono. Quando quei Chocobo hanno attaccato il mio carro, tu non... No. Non può essere. Quello era un portatore. Sarà stato un mio sosia. Ah, tu dici, Mi sarò fatto prendere dall'emozione. Che sciocco che sono. Che poi, oddio, la cicatrice è anche abbastanza evidente, Rimettiamoci in marcia. Cioè, va bene che non c'hanno... Va bene che non c'hanno il marchio, però... Cioè, la forma è abbastanza evidente. Prenditi cura del tuo stormo. Ti chiamerò a tempo debito. Tipo, ora mi dirà... Hai la possibilità adesso di poter richiamare Ambrosia... Bardatura di Ambrosia, vedi, selle e paraocchi realizzati su misura per il ciocobo personale di Clive Ambrosia. Qua, Ambrosia, esibita nella camera di Clive. Ah, ecco, vedi, è un oggetto da esporre lì. Beh, ecco, ciocobo sbloccato, ciocobo, io lo chiamerò ciocobo. Sti cazzi. Ah, vedi, ci sono le orme in sella. Dopo 18 lunghi anni, Clive si è finalmente ricongiunto al suo fedele destriero. Tieni premuto R3 mentre sei in campo aperto per chiamare Ambrosia e X per salire sul ciocobo. Ah, ok, quindi non ho bisogno di stare sulle impronte. Peccato, poteva essere carino l'easter egg del trovarsi sopra le impronte per chiamare il ciocobo. Vabbè, la cavalcatura... Forza! Al galoppo! Allora, vai al galoppo, tieni premuto R2, tira le redini L2, smonta, premi R3. Guarda che figata. Oddio, non è bellissimo però il movimento del ciocobo, è un po'... Ma sull'acqua ci posso andare adesso? No, ovviamente. Peccato, pensavo avesse raggiunto tipo la meccanica di poter andare sull'acqua per tagliare. Ma se ci sono combattimenti, come si comporta? Oh. Oddio! Combatte lei! Ma che figata! Ma che figata! Beh, è troppo forte. Allora, qui non c'è niente da vedere. Ok. Quindi direi che possiamo tornare indietro. Possiamo tornare da Gav. Perché è tornato Gav, quindi ora possiamo tornare indietro. Ma no, Ambrosia letteralmente OP. Incredibile. Dov'è Gav? Qua non ci sono side quest. Questo cos'è? La scrivania. Stato del regno. Ah, queste quando arrivano le lettere alla scrivania. Scusa, ma il Moguri? Visto che ho sbloccato. Secondo te lo possiamo toccare? Forse perché ancora non ci sono nuovi ricercati. Allora, gli oggetti qua li mette automaticamente, sì. Perché vedi, è qua la sella, già la groppa. Ecco, però vedi, me lo segna qua. Vedi, bardatura di Ambrosia, ok. Però ti dà la notifica perché lo devi controllare. Allora, un insolito pennuto. Perdona la mia insistenza nello scriverti queste sciocche lettere. Vorrei che avessimo più tempo per parlare di persona, ma per ogni giorno che trascorriamo insieme sembra che il destino ci separi per altri due. Sono lieta di apprendere del tuo inaspettato incontro con Ambrosia, o forse dovrei dire cuore bianco. Mi avevi detto che il tuo ciocobo si era sacrificato per proteggerti durante quella notte a Porta Fenice, e invece, anni più tardi, scopriamo che ha trascorso la sua vita a fare la stessa cosa, difendere gli altri. Certe cose non cambiano mai, Clive Jill. Che bello che c'è anche tipo la firma del personaggio, tipo... Ma
ho visto che c'era tipo una sorta di side quest. Devo accettare o no? Perché vedi, qua non c'è nulla, mentre invece qua vedi la meraviglia è bianca. Ah, forse è perché è in relazione alla side quest. Oppure no, non si è sbloccata, non ce ne sono side quest, vedi? No. Mi sa che era in relazione alla side quest, quindi alcune lettere le ricevo anche in base alle side quest che faccio, praticamente. Allora, io ero curioso di sapere, però... è che non mi ricordo dove si trova il Chocobo, il Moguri. Perché qui c'è lo stato del regno... Più che altro perché volevo capire se effettivamente c'erano altri ricercati. Io mi ricordo che il Chocobo... sì, il Chocobo. Ma perché lo chiamo Chocobo? Il Moguri, puttana miseria, era tipo verso il basso. Anzi, no, forse era da questo lato, perché io... Sid a costruire questo posto. E qui c'era la lavagna... Oddio, l'altra volta l'abbiamo visto il Moguri. E il Moguri ha detto, a tempo debito. Ah, qua dentro non c'entra. Ah, qua sotto era, sì. Vedi, era qua sotto, mi ricordavo. Vedi, prima cosa, tutto a suo tempo. Niente, vuol dire che ancora, vedi, non ne abbiamo allora, di... Allora, dov'è? Ah, ok, qua vedi, vicino alla sala, vicino a Vivienne, ok, così lo so. Preferito. Ah, posso chiedere... Ah, ecco, vedi, ci sono altre informazioni. Il crocevia di Valistea, nel quale basta scendere in strada per avere notizie provenienti dagli angoli più remoti del regno. Il suo cristallo madre produce più frammenti degli altri e le sue terre sono ancora incontaminate dalla piaga. È un paese benedetto. O almeno lo era finché Sunbreak non ha deciso di invaderlo. Ah, quindi tu facevi parte... Ok, stavo chiudendo le porte perché mi accendo l'aria condizionata che sto morendo di caldo. Sto letteralmente squagliando. Ok, quindi tu facevi parte... Ah, ecco perché allora sei venuta qua. Stabilendo la sua nuova sacra capitale sulle coste precedentemente neutrali di Sponde Gemelle. Mi addolora vedere cambiate le terre che amavo tanto e mi addolora ancora di più sapere che non lo avevo previsto. Sapevo che l'imperatore Silvestre aveva delle mire sul dominio, ma abbandonare Oriflam, la sede del Sacro Impero, fin dalla sua fondazione, mi sembrava una mossa troppo audace persino per lui. Lo ammetto, quando ho preso il cappello da professoressa e ho iniziato a insegnare all'università di Canver, non pensavo certo che un giorno avrei avuto Sid il fuorilegge tra i miei studenti, né che i miei stimati educatori avessero dei progetti sulla mia vita. E sappiamo entrambi come è andata a finire. È già passato un anno? Tali sono i pericoli di una mente troppo curiosa, immagino. Si finisce per scoprire quello che gli altri hanno cercato in tutti i modi di tenere nascosto. Se tu e il nostro comune amico non foste giunti a salvarmi, probabilmente la mia curiosità si sarebbe dimostrata fatale. Invece, non solo sono stata salvata, ma mi è stata concessa una nuova vita, come tutrice personale di una banda di fuorilegge. Persone molto più rispettabili di chiunque nel mondo accademico, te l'assicuro. Verrebbe da pensare che ormai il mio ruolo sia abbondantemente chiaro. Offro a te e ai tuoi una luce guida di conoscenza militare e politica, passata e presente, affinché possa illuminare la strada che vi attende. Poiché solo comprendendo ciò che è venuto prima è possibile deviare verso un futuro più luminoso. Il tuo ruolo invece consiste nel fornirmi quante più informazioni possibili sullo stato del regno man mano che i tuoi uomini lo ottengono, affinché io possa continuare a valutare l'atteggiamento delle grandi nazioni e di chi le governa. E naturalmente prestare attenzione alle mie lezioni. Non avrebbe senso nominare la famosa Nove Code come tua tutrice solo per poi ignorare i suoi esperti consigli.
Ok. Cosa desideri sapere? Cosa abbiamo? Lo stato del regno. Parlando con Vivien nella sala della mappa del rifugio, Clive può prendere visione dello stato del regno e scoprire più sugli eventi in corso a Valistea, rivisitare una delle lezioni passate di Nove Storie o dare uno sguardo più approfondito alle relazioni fra gli individui che gravitano intorno a lui. Ok, addirittura. Ti ringrazio, Abyss. Ah, Clive! Ah, mi mancava quell'occhiataccia. Lo prendo come un grande complimento. Dov'è il mio rapporto? Come, neanche una parola gentile per il vecchio Gav? Se vuoi parole gentili, cerchi nel posto sbagliato. Ora siediti, idiota. Bene. Ricordate con che velocità l'impero ha occupato il dominio dopo che Testa di Drago è caduta? Sì. E di quanto si sono infuriate le altre. Che bella però questo screen. Stato prima a questa mossa. Mezzo secolo di indipendenza svanito a causa di un pazzo. Alla faccia dei loro trattati. Sua radiosità non ha resistito a terre prive della piaga e a un enorme rifornimento di cristalli. E adesso la Repubblica ha finalmente deciso di agire, usando la liberazione come scusa per dichiarare guerra a Sunbreak. Sono ufficiale. Tirati fuori dalle porte del dominio col fine di sottomettere gli imperiali portandoli alla fame. E ora tutti gli occhi sono sullo stretto di Auta. Le due nazioni picchiano sugli scudi. Gli altri affilano i pugnali per accoltellare i vincitori esausti. Resteranno sorpresi. È ora di passare ai cristalli madre. Tra Ciclonia e Cineria restano quattro cristalli. Soffio di Drago a Ferraria. Zanna di Drago in Dalmechia. Torso di Drago in Walud. E coda di Drago qui nel dominio cristallino. Con il grosso dell'esercito repubblicano che è diretto a Sponde Gemelle, Zanna di Drago resterà esposto, probabilmente. È impossibile che Kupka non l'abbia previsto. E se questi ultimi 5 anni ci hanno insegnato qualcosa, è che ama tendere trappole. C'è un luogo, tuttavia, dove non si aspettano di vederci. Soffio di Drago. Siamo divisi da un bel tratto di mare. E non sono mai stato un ottimo nuotatore. Ho un contatto a Porto Isolde che potrebbe aiutarci. E chi sarebbe? Mio zio. Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield delle Sette Casate, il magnate del commercio con proprietà in oltre 100 città. Aspetta, Rosfield. E tu sei un Rosfield, ma certamente. Il cognome ha aiutato mio zio, ma è grazie all'ingegno che ha fatto fortuna. Oltre a una bella flotta di navi. Bene. È deciso allora. Ma tuo zio ti aiuterà? Cosa stiamo aspettando, eh? Ah. Mi sa che si è aperta la caccia. Il bancone di Otto è aperto. Oddio, madonna, mi sta avvenendo. Non so se posso dirlo perché in realtà sarebbe una mezza volgarità, però. Sono ora disponibili le seguenti funzioni del rifugio. Rapporti dei collaboratori per le side quest. Sussurro del patrono, che questo è nuovo, e bacheca di caccia. Tutte e tre si trovano vicino a Otto nella mensa. Oh sì.